Evidentemente io capisco che fa molta più notizia la presa di posizione di un esponente della Chiesa quando è una presa di posizione di sinistra, di estrema sinistra o per non dire comunista. Ci sono altre prese di posizione. L'altro giorno ha parlato Don Claudio Toso, che mi risulta essere anche vescovo, che ha detto una cosa assolutamente diversa da Galantino. Ha detto che il 10% di quelli che arrivano possono essere profughi, il resto sono clandestini. Come si fa ad accogliere tutti? Dove li mettiamo? In questo modo facciamo avanzare anche l'Islam. Queste sono le parole di Don Claudio Toso. Allora, ha ragione Galantino o ha ragione Toso? Evidentemente sono posizioni diverse che ci sono all'interno della Chiesa e di questo noi prendiamo atto. Poi mediaticamente fa più notizia se un Galantino attacca una certa parte politica e questo mediaticamente lo capisco. C'è da dire un'altra cosa, mi piacerebbe sentire da parte dei signori, dei Don Galantino, una parola su quei due gestori del locale di Brescia ammazzati, sulle ragazze stuprate in Riviera Romagnola dagli immigrati clandestini. Ecco, diciamo che non c'è mai una parola di solidarietà verso invece chi subisce i torti maggiori, che però è italiano, è del nostro paese. E un'ultima considerazione: quando noi sentiamo dire sempre da Don Galantino dobbiamo accoglierli tutti, ma perché Don Galantino non si pone il problema che la Francia è un mese e mezzo che ha fermato i clandestini alla frontiera con Ventimiglia? Perché non si pone il problema che l'Inghilterra ha detto non ne voglio uno? Perché non si pone il problema che nel resto d'Europa fanno i respingimenti? Allora siamo solo noi il paese dei rincoglioniti che dobbiamo prenderli tutti, oppure bisogna dire le cose come stanno, e cioè che l'immigrazione di massa, così come viene sostenuta da questo governo, è assolutamente ingestibile, non è una cosa che possiamo andare avanti a mantenere per le spese economiche alle quali siamo portati a dover sostenere, e perché evidentemente anche in un momento di difficoltà economica non si può continuare a pensare di portare qua tutti i clandestini del mondo dimenticandosi di disoccupati, pensionati e della situazione economica del nostro paese, che non è particolarmente rosea.